Buongiorno a tutti. Si sente anche voce oggi? Adesso io lo farò silenziare. Oggi presentiamo il programma annuale di interventi di promozione sportiva. Diciamo che durante gli ultimi giorni dell'emergenza Covid non si è fermata l'attività di programmazione fatta insieme a CONI, insieme a CIP, a tutti, dicevo, a tutto il mondo che c'è attorno al sport regionale e ovviamente con un piano annuale che si riadatta a una situazione mutata e cerca comunque di essere presente e finanziare priorità e necessità. È un lavoro che è continuato, io dico, con grandissimo impegno. Voglio ringraziare, approfitto per ringraziare subito tutti quelli che ci hanno lavorato, perché è una dimensione della vita delle nostre comunità che, come tante altre, ha subito in maniera pesante il rallentamento dovuto al Covid, dai campionati cancellati alle attività sportive bloccate, a un mondo che veramente si è interrogato anche sul proprio futuro, come hanno fatto tanti altri settori. Come regione abbiamo voluto far sentire appieno la vicinanza, sia con le misure straordinarie di 4 milioni di euro dedicate alla ripartenza delle società sportive nella nostra regione, e sia con il piano di quasi 2 milioni e 400 mila euro annuale di attività che vuole guardare avanti anche con fiducia, perché quando si riparla di manifestazioni nazionali, internazionali, si parla di questo. Ieri ero per esempio con i gestori dell'Adriatic Arena, che dice che abbiamo urgenza di sapere anche come riaprire questi grandi spazi in vista anche di appuntamenti importanti. Dice come funzionerà le regole, i flussi, perché non è banale fare il proprio lavoro. Comunque il piano è un piano articolato. Va, come dicevo prima, dalle grandi manifestazioni, misure specifiche, pensate proprio anche questo di nuovo a sostegno delle attività, agli investimenti e l'attività con i ragazzi, ha un'attenzione particolare allo sport disabili che forse più di altri ha sofferto un momento così difficile. Io darei la parola al dirigente Pozzari per illustrare proprio le slide punto a punto l'intero programma. Dunque, con la delibera 838 di lunedì scorso abbiamo dato l'avvio alla programmazione 2020 per circa 2 milioni e 400 mila euro e abbiamo confermato in gran parte le misure storiche, però riadattandola in una nuova ottica Covid. E nel fare questa operazione siamo stati attenti ad andare ad integrare chi era magari più penalizzato proprio in questo contesto, cercando anche di favorire una riattivazione. Parallelamente a questa delibera, poi abbiamo la delibera specifica per il Covid, che poi illustreremo successivamente. Le misure quali sono? Abbiamo 10 misure complessivamente, le prime due, la numero 1 e la numero 1 bis, sono riferite agli enti di promozione sportiva e la prima è appunto questa misura storica che è finalizzata per lo sviluppo di questo sport di cittadinanza, visto come valore sociale e anche come modo per far integrare attraverso lo sport qualunque tipologia di persona all'interno della società civile. La misura 2, ovvero la misura 1 bis, è una misura specifica che accompagna le altre misure Covid su questi enti di promozione sportiva di livello regionale, diciamo così, che equiparati alle federazioni sportive del CONI risultavano escluse poi dall'altra delibera specifica sugli enti di sulle associazioni sportive e sulle società sportive. La misura 2 invece è una misura che va ad incidere sulle persone diversamente abili e andiamo ad incrementare la dotazione dello scorso anno, portandola fino a 180.000 euro. La misura 3
è invece ripartita su tre sottomisure e riguarda proprio gli impianti sportivi. E questa è la misura che dà più spazio d'azione per lo sviluppo, se vogliamo, dell'impiantistica anche a medio termine, perché abbiamo questi fondi per l'acquisto dei mezzi per il trasporto degli atleti, piuttosto che per la riqualificazione delle piscine di proprietà pubblica, piuttosto che la strumentazione tecnica della Federazione Italiana Cronometristi, che daranno un impulso nel lungo termine anche. Quindi non saranno semplicemente delle risorse che incideranno nel breve, come gli interventi precedenti, ma ci consentiranno di avere uno sviluppo anche pluriennale di questa attività. La misura 4 è la promozione dell'attività sportiva, in particolare dei licei scientifici e dei campionati studenteschi. Anche in questo caso andiamo a consolidare un qualche cosa che si faceva già negli anni passati, dando continuità anche in questo periodo così difficile. Per quanto riguarda invece le misure 4.3 e la misura 4.4, sono delle manifestazioni e degli eventi di importanza strategica. Le manifestazioni sono di un carattere, diciamo, un pochino più limitato, pur essendo di livello regionale, nazionale o internazionale, ma la cosa più importante che vogliamo privilegiare con l'azione 4.4 invece è questa capacità attrattiva che ha anche lo sport per attrarre nella nostra regione, farla conoscere a qualunque soggetto e quindi trovare questo gancio in più per portare persone a conoscere la regione Marche. La misura 5 sono gli incentivi al merito sportivo per portare avanti e consolidare quanto è stato fatto negli ultimi anni con gli atleti di rilievo della nostra regione per consentire di raggiungere degli obiettivi sempre migliori. La misura 6 invece è proprio un finanziamento per la Scuola Regionale dello Sport del CONI e serve per dare ulteriore impulso a quello che già il CONI sta facendo, e cercando di indirizzare magari queste iniziative su qualche cosa di specifico, e, come ad esempio lo sport al femminile, ecco, è un qualcosa che abbiamo inserito in delibera. La misura 7 invece è un ulteriore consolidamento sulle aree del sisma che tanto hanno bisogno di interventi di socialità per proprio consentire alla popolazione di ricominciare a rivivere in modalità, tra virgolette, normale all'interno di questi territori, e si va a affiancare a quella dello sport di cittadinanza, laddove nella misura 1 erano le associazioni sportive, le società sportive, le IEPS che potevano presentare domande. In questo caso sono i comuni che in prima persona vanno ad agire anche in collaborazione con associazioni e società sportive proprio per realizzare questa rivitalizzazione sportiva di questi territori. La misura 8, qui stiamo parlando di disseminazione degli interventi, e era una misura già prevista negli anni passati, in particolare la 8.2 sulla comunicazione e la cultura etica dello sport, ma la novità sta nella misura 8.1, perché abbiamo provato a sperimentare con questo nuovo intervento una nuova visione plastic free, e su cui vorremmo fare un test sulle federazioni del ciclismo, dell'atletica e del tennis, proprio per consentire il riciclo dei materiali plastici e consentirne la loro riutilizzazione, possibilmente sempre in ambito sportivo. Questo proprio per cercare di avere un circuito a zero di questi materiali e favorire sia la promozione dell'attività sportiva sia la parte ambientale di questo contesto sportivo. La misura 9 è un'altra misura Covid che va ad integrarsi con l'altra delibera ed è una misura che va ad incidere solo ed esclusivamente sugli impianti natatori di lunghezza uguale o superiore ai 25 metri. Perché questa scelta? Perché sono gli impianti che sono stati più penalizzati in assoluto. I gestori di queste società hanno sostenuto enormi costi a fronte a di entrate irrisorie, anzi nulle per un lungo periodo, e quindi hanno la necessità di avere un supporto per evitare la loro chiusura, la cessazione dell'attività di una pratica sportiva che non è solo pratica sportiva, ma mi piace sottolineare, perché vengo da quel mondo,
è un qualcosa di valore sociale enorme, perché proprio grazie a questi impianti sportivi, all'insegnamento della pratica natatoria, noi evitiamo tanti morti annegati in mare. Quindi ecco, mi piaceva segnalarla. Sì, un accenno sulla piattaforma 2.10, 4 milioni di euro la Regione Marche ha deciso di investire sulle misure Covid destinate allo sport, sono arrivate 1617 domande, molte, e di già abbiamo l'atto in ragioneria per pagarne 1377. E quindi contiamo di dare un grande supporto a queste società per consentire loro una ripresa vera dei loro interventi e favorire questa riattivazione sociale anche in questo periodo di fase 3 dell'emergenza Covid, che comunque continua ad avere una criticità sociale. Speriamo che questa liquidità che noi andiamo a portare presso queste organizzazioni possa veramente aiutare le stesse a riorganizzarsi in qualche misura, a riattivarsi e consentire a tutta la cittadinanza di riavere una vita normale. E abbiamo alcune incongruenze che stiamo cercando di risolvere sia con il CONI che con il CIP, e speriamo a breve di riuscire a liquidare anche questi altri. Molto bene, io passerei la parola a Luca Savoiardi, poi anche per l'attenzione particolare che è stata data nella resa. Bene, grazie, io ringrazio per l'invito, naturalmente devo dire che con molta soddisfazione siamo tutti quanti giunti a quello che poi poc'anzi il dottor Pozzaria ha esposto, con mia soddisfazione, e posso dire anche con esprimendo un ringraziamento alla Regione per l'attività intrapresa anche e soprattutto durante il periodo Covid, che comunque non ha fermato i lavori. Poi è logico che comunque sia nel contesto generale ci possono essere delle divergenze di vedute, però credo che il confronto sia comunque stato positivo e abbia prodotto un bel lavoro e un ottimo lavoro del quale appunto stamane ne vediamo i risultati. Credo che questa iniziativa, a mio avviso importante e anche impegnativa da parte della Regione, sia un forte segnale appunto della Regione stessa, di attenzione al mondo sportivo tutto, ma soprattutto anche per, oltre che di attenzione, di sostegno sia al fermo naturale che c'è stato dell'attività sportiva, ma soprattutto in previsione di incentivare una veloce ripresa. Altra cosa, considerazione che mi preme fare, è quella della celerità, no? Perché di solito, al di là della Regione Marche, ma quando uno si rapporta con gli enti, la burocrazia tanto è inevitabile che c'è, quindi tutte le varie procedure implicano la loro tempistica. In questo caso devo dire che con mio stupore, ma soddisfazione, nel giro di pochi giorni, ecco, non dico quanti, ma nel giro di pochissimi giorni le società sportive vedranno liquidate quanto a loro promesso per la ripresa dell'attività sportiva. Io credo che questo, quindi concludo dicendo che questo sia un ottimo, un bel segnale da parte della Regione Marche, e cosa importante a mio avviso è che, ripeto, pur mantenendo ognuno le proprie autonomie, credo che il lavoro di squadra, la cooperazione, il confronto sia sempre una forma produttiva per poi
per poi naturalmente far beneficiare alla cittadinanza tutta di quanto appunto l'ente regione può mettere a disposizione. Grazie. Adesso Fabio Luna, presidente del CONI. Sì. Buongiorno a tutti, un caro saluto, grazie presidente per l'invito. Questo sicuramente è un momento importante perché riusciamo a esprimere la nostra gratitudine veramente all'ente regione per quello che sta facendo a favore dello sport, non solamente nell'anno 2020, ma io penso che i rapporti sono già nati qualche anno fa, sia dopo magari le elezioni del presidente della regione Marche, ma anche da quando magari sono stato eletto presidente regionale del CONI. Qui siamo questa mattina per presentare il programma annuale dello sport. Io devo dire che il programma, oramai, come diceva correttamente il dirigente, ha bisogno di pochissimi correttivi perché oramai deriva da un'esperienza pluriennale, cioè soprattutto il CONI e il CIP, ma in particolare il CONI deve essere bravo ogni volta a portare sul tavolo del Comitato Regionale dello Sport, perché questo lavoro viene condiviso con una serie di soggetti che tutti insieme rappresentano un po' tutti gli attori dello sport a livello regionale, di quelle che sono le necessità che anno dopo anno potrebbero servire per il movimento sportivo. Prima si faceva magari accenno anche alla misura che è stata introdotta per i comuni che sono stati interessati dal terremoto. Sicuramente quella era una misura che fino a qualche anno prima non c'era, pertanto ecco, lì siamo stati bravi ogni volta a cogliere la necessità e siamo stati anche bravi, dobbiamo anche dire grazie alla regione, che quelle proposte che sono state fatte normalmente sono state condivise e portate avanti. Pertanto il programma dell'anno 2020 non c'ha grandissime novità rispetto alle misure, sono un po' di meno, sono solamente 9. Quello che ha caratterizzato questo piano, come veniva detto da chi mi ha preceduto, è l'importo magari che è stato messo, l'importo economico su ogni singola misura. Faccio un esempio su tutti: all'inizio dell'anno si prospettava magari sulla misura relativa alle manifestazioni sportive un importo abbastanza importante, perché eravamo andati anche alla Borsa Internazionale del Turismo a presentare un calendario veramente ricco di eventi che si dovevano tenere nella nostra regione, oltre 50 eventi tra manifestazioni di livello nazionale ed internazionale. Logicamente questi eventi vengono fatti sì grazie anche alla nostra professionalità del mondo sportivo, ma poi per fare l'evento ci vuole anche il sostegno economico, e pertanto era stata messa anche una cifra importante, cosa che poi è stata rivista, perché logicamente di queste manifestazioni purtroppo a grandissima parte sono state sospese e annullate. La speranza è magari che dopo l'estate qualcuna di queste possa ancora riprendere. Pertanto è stato fatto, ecco, più un lavoro, diciamo, di riadattamento del programma per un anno che sicuramente è un anno per lo sport, e non solo per lo sport, particolare. La speranza è che già dal prossimo anno si possa ritornare a ragionare in condizioni di normalità, perché significa che questo dramma che stiamo vivendo sia superato. Ripeto, qui parliamo di sport, ma penso che sia una cosa che abbia veramente interessato tutti i settori. Quello che veniva anche accennato è proprio la misura straordinaria che la Regione Marche ha messo a favore dello sport a seguito del Covid-19. Vorrei ricordare che la Regione, il Presidente in particolare, era stato sensibilizzato da una lettera del Presidente del CONI Marche e della Giunta per essere ascoltati e insieme mettere, diciamo, in atto misure che potessero, cioè voglio dire, perlomeno andare a incidere su quella che è la situazione attuale, perché per il futuro, cioè tutto quello che stiamo facendo sicuramente è una cosa che era necessaria, ma non ci garantisce proprio un futuro al 100%, perché poi dovremmo anche vedere a settembre-ottobre come risponderanno magari gli amici imprenditori quando dovranno magari loro essere vicini alle nostre società per riprendere i campionati e quant'altro.
Però adesso ci avevamo bisogno che le società, soprattutto quelle che stanno sul territorio, quelle capillari, quelle che fanno veramente la forza del nostro tessuto sociale, non dovevano assolutamente essere chiuse. E su questo è stato un po' l'appello che il CONI ha fatto alla Regione. Il Presidente, l'ho detto, l'ho messo anche per iscritto per la prima volta, e penso che il Presidente Luca Savoiardi può essere testimone, per la prima volta il Presidente della Regione Marche ha ricevuto, anche se in una modalità purtroppo strana, quella della videoconferenza, ma ha ricevuto la giunta del CONI e la giunta del CIP, che non era mai successo. In quell'occasione il Presidente aveva detto: non vi prometto neanche un centesimo, pertanto lo possiamo dire, ma prometto che farò del tutto per trovare risorse importanti per tutti i settori colpiti da questa emergenza. Queste sono state, se sbaglio il concetto, magari puoi correggermi, ma l'ho ascoltato molto bene, e sicuramente una volta trovate le risorse, sicuramente tra i settori che andranno ad essere aiutati ci sarà anche quello sportivo. Questo è stato fatto ed è venuto fuori sicuramente una, diciamo, anche una misura importante. Sono arrivate un numero molto importante anche di domande, il dirigente ricordava di oltre 1600 domande. Su questo lo dico anche agli amici della stampa, perché hanno il documento dove viene messo in evidenza che le società iscritte al registro CONI sono circa 3600, pertanto uno potrebbe vedere, ma una delle motivazioni che ha portato magari anche a un numero che poteva essere sicuramente superiore è che, mentre la Regione non ha messo nessun criterio, diciamo, di incompatibilità sulla domanda, le misure che sono state invece messe a disposizione del mondo sportivo da parte del governo prevedevano la incompatibilità con altre misure, e pertanto chi aveva già fatto la domanda, magari quella che partiva il 15 di giugno, quella che partiva il 22 di giugno, se facevano la domanda per essere aiutati magari per la gestione degli impianti sportivi, lo diceva in maniera molto chiara che non potevano partecipare, poi non potevano avere contributi da parte degli enti locali. Io a tutti ho suggerito di fare la domanda a tutte e due, poi vedere magari dove c'erano, certo, magari più risorse, però molti invece sono stati puntualissimi e magari hanno aspettato questa cosa. Lo volevo dire perché praticamente qualcuno poteva dire che ci poteva essere anche qualche domanda in più. Dato che questo appuntamento penso che sia anche uno degli ultimi appuntamenti per questa legislatura, volevo anche ricordare e cogliere l'occasione per ringraziare il Presidente, la Giunta regionale, per quello che ha fatto per lo sport, perché penso che sia stato, io parlo di questo quadriennio perché magari gli sono arrivato un anno dopo della sua elezione, io vorrei solo ricordare alcuni appuntamenti perché altrimenti vengono messi troppo facilmente da una parte come se fossero scontati. Io ricordo il primo grandissimo appuntamento che è stato quello del trofeo CONI, con oltre 4.000 ragazzini che sono venuti nella nostra regione. È stato, penso, uno degli appuntamenti che rimarranno veramente nella storia dello sport della nostra regione. Sarebbe una mini olimpiadi che ha caratterizzato l'anno 2017. Non voglio dimenticare quello che è stato fatto in questo mandato per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, perché da tantissimi anni la Regione Marche non investiva sugli impianti sportivi e il CONI aveva sempre sollecitato quegli enti che potevano mettere risorse importanti sull'impiantistica, soprattutto, e questa è una cosa che lo dirò all'infinito, per mettere a norma, per rendere sicuri quegli impianti dove i nostri ragazzi, e non solamente i nostri ragazzi, fanno l'attività. E aver trovato, diciamo, da parte del Presidente la sensibilità di mettere prima 3 milioni e 200 mila, ma poi siamo arrivati, la Regione è arrivata a oltre 6 milioni di euro, che se li andiamo a sommare agli oltre 20 milioni di euro che sono arrivati tra il Governo e il CONI con il bando, quello di sport e periferie, questo ha permesso in questi anni di fare lavori su oltre, alcuni sono anche in corso, su oltre 200 impianti sportivi. Sono numeri che secondo me bisognerebbe ogni tanto ricordare, perché stiamo anche vivendo sicuramente in un periodo non facile, pertanto essere riusciti a fare questo lo dobbiamo prendere anche come un piccolo orgoglio dei lavori che insieme abbiamo portato avanti.
Per terzo, ma non perché per terzo, volevo ricordare anche quello che è stato fatto all'interno della scuola, perché lo sport nasce anche attraverso l'attività che viene fatta all'interno della scuola, e soprattutto nella scuola primaria, dove la Regione, attraverso i fondi, diciamo, dell'ASL, della prevenzione, ha portato avanti per ben 3 anni un progetto unico in Italia, dove già solo è andato via sempre crescendo, e nell'anno 2019-2020, purtroppo dopo si è dovuto interrompere per le note vicende, aveva visto l'iscrizione di oltre 2.500 ragazzini, pare a circa il 75% dei ragazzini delle scuole della Regione Marche. Pertanto un successo enorme, che adesso il problema sarà di quello che succederà magari nel prossimo anno, ma lì non è un problema solamente di questo progetto, il problema grandissimo che stiamo cercando di affrontare a livello di CONI nazionale sull'utilizzo delle palestre, perché sembra che in questo momento le palestre scolastiche potrebbero anche essere utilizzate per chi ha carenza di spazi per adibirle a aule. In quel caso si sono già mosse federazioni importantissime tipo pallacanestro, pallavolo, pallamano, eccetera eccetera, perché significherebbe il blocco totale dell'attività sportiva. Nelle Marche abbiamo avuto un po' la garanzia che questo non dovrebbe accadere, però è un tema importantissimo. Pertanto, al di là adesso di quel progetto, adesso c'è da salvare magari anche i nostri spazi. Concludo veramente rinnovando il ringraziamento per il bel percorso che abbiamo fatto in questo mandato, perché per noi pure siamo al termine del quadriennio olimpico. Io penso che abbiamo messo le basi veramente con questo programma che deriva dalla legge regionale 5 del 2012, veramente le basi per poter lavorare in futuro con, diciamo, già delle situazioni veramente importanti. E chi magari sarà chiamato a portare avanti questo lavoro partirà sicuramente da qualche cosa di fondamentale. La cosa che caratterizza la nostra regione, oltre al rapporto con la Regione Marche, è anche il rapporto, penso stupendo, se mi vuoi smentire Luca, lo potremmo fare, con il mondo paralimpico, perché penso di essere, che noi siamo una delle pochissime regioni in Italia dove c'è stata sempre un lavoro di squadra, che credetemi non avviene in tutte le regioni d'Italia, perché quando parliamo di sport, e con Luca parliamo di sport a prescindere. Pertanto questa è una cosa che penso debba essere anche messa in evidenza, perché non è. Grazie ancora. Scusate, molto bene, no, hai fatto bene a fare questo riepilogo di, diciamo, veramente di scelte molto forti, molto importanti. Io credo che l'augurio che tutti quanti ci facciamo è che questo salto di qualità fatto dalla Regione, grazie al rapporto che c'è stato con il mondo sportivo, quindi un lavoro straordinario, sia un patrimonio che resti, perché ha un valore da tutti i punti di vista, anche nel piano annuale, nelle cosiddette, abbiamo toccato la scuola, i ragazzi, la formazione, i corretti stili di vita, la salute, l'integrazione, lo sport come strumento di allargamento di questo profilo, gli investimenti sulla sicurezza degli impianti sportivi, e le attività di sostegno e di contributo a favore dello sport per gli anziani, con tutto il percorso fatto a salute, con le associazioni di promozione sportiva. C'è veramente un quadro che non ha poi dimenticato neanche le grandi manifestazioni che danno lustro e immagine alla Regione, come è stato l'incontro con i ragazzi della Senigallia nel 2017, esatto, come è stato con i mondiali che abbiamo ospitato nella nostra regione, o tante altre manifestazioni che hanno permesso flussi di persone che spesso vengono qui per una 3 giorni sportiva, poi ritornano per farsi la settimana di vacanza, perché scoprono la bellezza delle Marche. Ci abbiamo esplorato lo sport in tutte le dimensioni, con investimenti importanti, medico ampiamente ripagati da risultati, e frutto anche di questo spirito straordinario in termini di collaborazione. Mi è piaciuto anche l'accenno sulla velocità, perché la piattaforma 210 ha due finalità per me. Una è quella dichiarata, cioè la finalità è quella di sostenere tanti settori della vita della nostra regione che hanno subito dal Covid, e vogliamo dare questa piccola iniezione regionale. Ma la seconda è convincere l'apparato tecnico dirigenziale della nostra regione
che lavorando con le tecnologie che ci sono oggi, le piattaforme, eccetera, non solo per la piattaforma 210 milioni, non solo per la 210, ma per tutto quello che facciamo, mettersi con l'ottica di essere veloci, rapidi, pagare alla svelta, eccetera, è un grande contributo che si dà al sistema. Perché nulla ci vieta che la rendicontazione in una piattaforma avvenga mano a mano, in modo che il giorno che ho finito le attività sono già pronto a liquidare tante attività. Nulla vieta di fare tutto con l'autocertificazione, uno si prende una responsabilità importante, con una documentazione chiara. Abbiamo le tecnologie che velocizzano, accelerano, permettono di fare tutto questo rapidamente e poi magari perdere il tempo per controllare, che dovrebbe essere la fase invece più importante. Quindi io ti pago subito, ma poi sai che ti controllo. Invece ti pago molto in là e il controllo non si capisce mai quando lo si va a fare. Allora, la bellezza di questa sfida, perché è una sfida, non è banale, io so quante responsabilità ci si prende dentro un processo amministrativo. Fabio qua il dipendente pubblico, quindi sa benissimo. Poi su procedure di quelle, chiamiamole, che sono sempre molto toste, e perché poi se lo fai tutti i giorni, lo fai con, è un segno di rispetto massimo che dà il tuo interlocutore, e io penso anche di gratificazione per noi che facciamo questo. Chi lavora nel pubblico non è che lo fa per se stesso, lo fa perché vuole che quel progetto arrivi in fondo e pagare. Quindi in questo caso specifico spero faccia scuola anche per le misure tradizionali, che non arriveranno più dopo un anno e mezzo, ma mentre si fa, si rendi conto, si incrementa la banca dati, si rendi conto, la struttura si paga. Che è un bellissimo messaggio di rapporto tra pubblica amministrazione e comunità. Speriamo faccia in qualche maniera scuola. Io ho tenuto Fabio Strolli, sapete, ci siamo dimenticati qualcosa? Abbiamo detto tutto. Questa è la domanda che faccio a Fabio. No, mi pare che sia stato tanto, è stato fatto quasi una sorta di riepilogo dell'attività svolta in questi 5 anni. Io devo dire, grazie al fatto che la delega della promozione sportiva è in capo al Presidente, siamo riusciti ad ottenere dei risultati importanti. Perché il Presidente ruspa di più quando... No, anche qui ha fatto scuola, perché ci sono altri illustri presidenti di regione che si sono tenuti la delega, Zingaretti, che Bonaccini. No, lo stanno facendo, tanto per essere chiari, quindi come dire, bene. Importante. No, l'altra cosa è sulle misure, quelle che abbiamo già liquidato, stiamo parlando di contributi che vanno da un minimo di 1.600 e qualche... Massimo? A un massimo di 4.000 euro. Per le piscine quanto sarà più o meno? Le piscine sono 357.000 euro, per 32 piscine alla media è 10-11 euro, però dipende dai metri lineari. Sì, vabbè, ma sempre come valore orientativo. Tra l'altro anche sulle piscine, io ho parlato con la federazione, siamo l'unica regione che ha previsto un intervento ad hoc specifico per l'impianto più costoso per eccellenza, che è la piscina. Allora, adesso abbiamo le domande dei giornalisti. Allora, sei Luca Fabri. Che ringraziamo perché è sempre puntuale. Per esercito la puntualità insieme con altri colleghi. Le priorità per il sistema delle organizzazioni sportive marchigiane dopo l'emergenza coronavirus, quali sono le principali richieste a governo, regione e città? Parlo un po' per uno. C'è lì un po' di risposta per uno. Quali sono le principali richieste che fate al governo, alla regione, in termini di priorità? Diciamo che già ci abbiamo lavorato fin da subito, questo è un lavoro oscuro alla grandissima maggioranza dei cittadini, il lavoro che ha fatto il CONI da subito, dai primi di marzo, nell'andare ad ascoltare quelle che erano le esigenze del mondo sportivo per far sì che questa drammaticità non portasse alla chiusura di molte associazioni sportive, perché se ricordate i tempi si parlava di un 30-40% delle nostre associazioni che non avrebbero più avuto modo di affiliarsi, perciò avevamo dei numeri che erano veramente allarmanti. Fin da subito noi ci siamo mossi attraverso il Presidente del CONI Nazionale Maragò con una lettera fatta al Ministro Spadafora elencando, quella volta eravamo a fine marzo, 12 punti, devo dire con grandissima soddisfazione che da subito il governo ha accettato quelle misure, basta dire l'indennità per i collaboratori sportivi, basta dire il fondo di liquidità per le società sportive, basti pensare alla sospensione di tutte le rate dei mutui per chi, le società che praticamente stavano facendo lavori all'interno dell'impiantistica, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a sensibilizzare anche gli enti locali, qui
penso che sia testimonianza, l'abbiamo detto prima, con la Regione Marche, ma questo è stato fatto anche nei singoli comuni, perché le esigenze sono molteplici. Cioè abbiamo ancora comuni che non aprono impianti sportivi, dove bisogna intervenire, eccetera, 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 dove c'è la necessità da parte di alcune federazioni che sollecita la Regione affinché possa fare ulteriori decreti per poter far ripartire adesso il gioco delle carte, bridge, eccetera, chiamano un giorno sì, un giorno sì, un giorno no, per far capire tutto quello che viene fuori. Adesso lo dico proprio come risposta ultima a questa domanda, è quello che dicevo prima nell'intervento, quello che siamo un po' preoccupati, che non possiamo prevedere quello che succederà magari a settembre, ottobre, quando ripartiranno i campionati, soprattutto degli sport di squadra, soprattutto per le squadre, per le società, quelle un po' più importanti, quello che sarà la vicinanza degli sponsor. Cioè noi abbiamo fatto un lavoro fortissimo per garantire la base. Adesso però questo non è sufficiente. La notizia bruttissima è quella che, tra le tante belle notizie, è che non è passata la richiesta, quella del credito d'imposta che noi avevamo chiesto di, come CONI nazionale, al governo di aumentare la percentuale, eccetera. Invece per il momento la messa da una parte, non è detto che il parere è negativo, però se chi vuole dare una mano al mondo sportivo non ha anche un beneficio ulteriore, diciamo, sul recupero, sulle tasse e quant'altro, sicuramente questo è qualcosa che ci batteremo. Luca. Ma niente, io concordo con quanto detto qui Presidente del CONI Fabio Luna. Le uniche due cose che a mio avviso aggiungerei sono, come richieste, il primo, il sostegno alle famiglie, perché naturalmente poi gli atleti, i ragazzi, i ragazzini sono la vita di una società sportiva, il futuro, e quindi credo che in questo periodo di crisi, possiamo dire economica, dovuta anche al Covid, a livello Italia, un sostegno alle famiglie per i propri figli che fanno attività sportiva vada almeno quantomeno preventivato. L'altra cosa, rafforzo e sottolineo quanto ha detto prima appunto Fabio, presidente del CONI, che i contributi degli enti locali e quelli statali vanno bene. Io li vedo come lo zoccolo duro per le società sportive, da dove possono ripartire. Però è anche vero che è impossibile che la società sportiva si mantenga solo con il contributo dell'ente locale o dell'ente nazionale. Quindi naturalmente diciamo che i riflettori vanno ripuntati su quelli che sono gli sponsor, e bisognerebbe preventivare una forma di incentivazione da parte degli sponsor affinché loro siano invogliati ad investire nello sport. Adesso come fanno, questo non lo so, però per esempio mi viene in mente la defiscalizzazione dello sponsor, ci sono tante forme poi, però questo credo che sia poi il futuro, perché se la società sportiva non ha lo sponsor, a vita corta. Sono altre domande? No. A posto così, ringraziamo tutti quanti e alla prossima. Grazie.